video devo mostrarvi un bel po' di costumi. Vi faccio vedere giusto quanti costumi mi sono arrivati. Sono 9 costumi, sono davvero davvero tanti. Mi sono arrivati dal sito di Zaful di tutti i costumi, vi lascio il link sotto nell'info box perché non ricordo assolutamente i prezzi. Comunque variano dai 16 dollari ai 20 dollari a modello. Partiamo subito, mi sono innamorata di diversi modelli, quindi partiamo proprio da quelli. Parto da questo che forse è il mio costume preferito. Ho preso sia costumi interi che costumi a due pezzi. Questo è un costume intero, quest'anno, ma in realtà anche l'anno scorso, forse anche l'anno precedente, ho iniziato ad utilizzare i costumi interi. È vero, l'abbronzatura ne risente un pochettino, però li trovo davvero molto molto eleganti, mi piacciono un sacco. Ho preso sia costumi in taglia S sia costumi in taglia M. Questo ad esempio l'ho preso in taglia M. Devo dire che mi va bene. L'unica cosa, le spalline non hanno elastico, ci sono semplicemente degli spallini ma non sono elasticizzati, quindi me li sento un po' morbidi, specialmente sulla schiena e qui sulle spalle, ma per il resto devo dire che mi va bene. La cosa che amo tantissimo di questo costume sono proprio gli spallini, perché ci sono tutti questi petali, cioè guardate, indossato è bellissimo, lo trovo davvero super super elegante. Questo secondo me è perfetto anche per fare un aperitivo in spiaggia. L'ho preso bianco, ci sono all'interno anche le coppette, però a mio avviso sono un po' troppo piccole. Per chi non ha un seno troppo abbondante come il mio, ci sta, se avete il seno un po' più grande magari le coppette sono un po' inutili in quanto sono davvero piccole e reggono poco, però è fatto davvero bene, guardate anche dietro, è proprio pieno di queste piume, non so come chiamarle. Poi, restando sempre nello stesso stile, ho preso questo, anche questo ragazzi è spettacolare, bellissimo. È un bellissimo rosso innanzitutto, questo a differenza dell'altro però ha le piume, questi fiorellini, sì, questi più che piume sono fiorellini, soltanto su uno spallino, dietro è fatto così, sono abbastanza sgambati, non sono mutandoni, cosa che non sopporto nei costumi. Questo l'ho preso in taglia S, gli spallini qui sono elasticizzati, quindi molto molto meglio. Sinceramente io grosse differenze tra i costumi in taglia S e i costumi in taglia M non li trovo. Forse il costume in taglia M è leggermente più morbidino, però non ci sono troppe differenze. Se avete una S, se solitamente dei costumi prendete una S, prendete la S, e viceversa, se solitamente acquistate costumi in taglia M, allora prendete una M, perché le misure sono perfette con le nostre. Lo amo, è davvero fatto benissimo, mi piace un sacco, mi piace molto questo tono di rosso, non avevo neanche un costume rosso, quindi appena l'ho visto, insomma, ho detto no vabbè, lo devo prendere. Poi, non contenta, mi piaceva davvero tanto questo modello, l'ho preso anche nero. Questo nero l'ho preso sempre in taglia S, fatto nello stesso identico modo, anche questo le coppette, anche questo i fiorellini soltanto da un lato. Veramente identico, cambia il colore e davvero sono spettacolari. Se vi piace questo genere prendetelo su Zaful perché costano davvero pochi. E non contenta, perché sì, devo ammettere che questo costume, che questa fantasia mi ha proprio letteralmente fatto impazzire appena ho visto sul sito. In realtà è un genere di costume che ho visto girare un sacco anche l'anno scorso su Instagram e infatti lo volevo acquistare, poi non l'ho trovato a un prezzo abbordabile, quindi non l'avevo preso, perché spendere 60 euro per un costume, ok che ne ho diversi, quindi mi scoccia un pochettino e questi hanno un prezzo davvero super super low cost. Quindi l'ho preso anche in versione bianca. Questo in versione bianca è leggermente più grande proprio perché ho preso una taglia M. Forse preferisco questo modello indossato in taglia S. Anche qui le coppette ci sono come nel primo modello che vi ho fatto vedere, però le trovo leggermente piccole, quindi non coprono per bene. Segnano un pochettino, diciamo, quindi io quasi quasi le andrei anche a togliere. Adesso devo provarlo indossato senza coppette, se si possono togliere. Sì, si possono togliere perché c'è il buchino. E anche questo con tutti questi fiorellini, cioè davvero ragazze, io ho amato questo modello, se non si fosse capito. Poi, quando stavo scegliendo, insomma, i costumi, ho chiamato anche mia sorella e ho detto, vieni a darmi una mano, perché devo scegliere diversi costumi e non so, ce ne sono talmente tanti, non so quale scegliere. Quindi mi ha dato una mano e le ho fatto scegliere
mi fate scegliere un paio anche a lei. Come ad esempio, lei ha scelto questo modello che io personalmente non amo molto. Cioè, l'ho provato e indossato questo, forse più che un costume, sembra quasi un body, una magliettina. E anche questo un costume intero, ha le spalline, la parte alta fatta in questo modo, quindi che restano tutte le spalle scoperte, volendo però ci sono i laccini per poterlo tenere meglio. Questo l'abbiamo preso in taglia S. A me personalmente non piace tantissimo neanche questo colore senape, è un colore che non mi vedo molto indosso, e poi lo trovo un po' scomodo questo costume da utilizzare in piscina per nuotare eccetera, perché cioè quando si muovono le braccia il costume tende ovviamente a salire sulle spalle. Se sentite abbaiare Gioia, che in giardino abbaia sempre a tutte le persone che passano. E anche questo ha le coppettine all'interno. Sì, io più che un costume questo lo trovo è più un body da utilizzare magari sempre per fare un aperitivo sulla spiaggia. Poi un altro costume che abbiamo scelto insieme, forse questo l'ho scelto io, c'era di diversi colori. Questo secondo me o lo si ama o lo si odia, cioè o piace o non piace. Questo è lo slip, è decisamente a vita alta, se non ricordo male copre anche l'ombelico. L'ho preso in taglia M, però devo dire che non lo sento troppo morbido, c'è di diversi colori. L'unica cosa che non mi fa troppo impazzire è dietro, perché è un po' mutandone, l'avrei preferito se fosse stato leggermente più a brasiliana. Mentre invece questo è il pezzo di sopra, è molto particolare perché resta monospalla, quindi questa è una cosa che mi piace molto. È comunque bello elasticizzato, anche questo all'interno ha le coppette. E anche questo, anche la parte sopra è abbastanza coprente, cioè fascia davvero molto molto bene, il seno resta proprio bello coperto, mentre invece ad esempio in altri costumi è molto più visibile. È particolare, non mi dispiace, mi piaciucchia, proprio perché lo trovo diverso dai soliti costumi che si vedono sempre. Poi ho preso questo, un altro costume a due pezzi, anche questo mi piace molto. Queste sono le mutande, esatto, la parte davanti è questa qui. Sì, anche questo resta a vita alta, però questo fortunatamente è a brasiliana. Volendo si può anche portare piegato, quindi non necessariamente a vita alta, però io lo preferisco a vita alta. È tutto così bianco, sfondo bianco con tutti questi fiori sul rosa. Questo l'ho preso in taglia S e devo dire che resta molto più aderente, specialmente intorno alla vita. Mentre il pezzo di sopra è questo. In questo modello c'è la possibilità di avere la parte di sotto sempre così, se non ricordo male, mentre la parte di sotto potete scegliere un colore diverso. Ad esempio ho scelto questo corallo bellissimo, anche qui ci sono le coppette ed è fatto così. C'è il nodino sotto il seno e come potete notare c'è questo buchino, quindi si intravede leggermente il seno. Anche questo comunque indossato fascia bene, non è morbido, è fatto davvero di ottima qualità. Ma in realtà tutti questi costumi, cioè anche quest'inverno ho fatto un ordine su Zaful e sono rimasta molto contenta, e anche questi costumi sono davvero di ottima qualità e non costano appunto tanto come vi dicevo prima, e il pacco mi è arrivato nel giro di 10 giorni lavorativi, quindi non ho neanche dovuto aspettare un sacco di tempo. Poi l'ultimo costume intero che ho scelto, questo l'ho scelto io perché mi piaceva un sacco il colore, questo colore glicine. Questo l'ho preso in taglia M, è davvero molto particolare perché ha questo scollo, diciamo, questo taglio sulla schiena che resta davvero molto molto bello, e anche davanti però viene riportata più o meno la stessa apertura, quindi si vede la pancia nonostante appunto è un costume intero. Anche qua c'è il nodino un po' come nel costume che vi ho fatto vedere prima. E anche questo fortunatamente non è troppo mutandone, anzi direi che è quasi a brasiliana, ecco qui la parte dietro. E anche questo indossato mi piace davvero molto, poi mi piace tantissimo il colore, è un tipo di colore che non avevo nella mia collezione di costumi, se così possiamo dire. Infatti sono rimasta molto contenta e molto affascinata quando l'ho visto, insomma, quindi ho preso anche questo colore. Poi l'ultimo modello che vi mostro è questo. Questo l'ha scelto mia sorella e ripeto, si vede che questo modello l'ha scelto mia sorella un po' come l'altro, perché non è proprio nel mio stile, in quanto questo è la parte di sotto.
tutto è decisamente una mutanda a vita molto molto alta. Il colore mi piace, questo colore salmone, questo l'abbiamo preso in taglia S. L'unica cosa che a me non piace è il fatto che anche dietro, anche qua, è bello bello coprente, proprio mutandone. L'avrei preferito anche questo se fosse stato un pochettino più sgambato. La parte di sopra invece questa è abbastanza semplice, questo qui, ecco qui, così. Quindi è una fascia, volendo ci sono gli spallini per legarlo dietro il collo e poi ci sono gli altri fiocchetti, insomma gli altri laccini per chiuderlo dietro la schiena. E una cosa che ho notato adesso, volendo questa fascia si può abbinare anche a queste slip e probabilmente farò così quando indosserò questo pezzo, perché i fiori di questo slip sono dello stesso colore di questo modello, quindi volendo insieme ci stanno davvero molto molto bene. Nulla, vi ho fatto vedere tutti i costumi che ho ordinato sul sito di Zaful. Che dire, io sono rimasta davvero molto molto contenta. Sicuramente quest'anno non comprerò neanche un costume perché ho fatto scorta decisamente. 9 costumi in un colpo direi che sono parecchi, quindi non comprerò un costume quest'estate, non ne comprerò più nemmeno uno. Quindi sì, direi che ho fatto decisamente scorta, ne ho per tutta l'estate tranquillamente. Adoro i costumi interi, come avete notato. E questi posso dirvi, ripeto, che sono i miei preferiti, questi con i fiorellini, con le piume sugli spallini. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così mettete un bel pollice in su per supportare il canale, lasciate anche un commentino qua sotto, fatemi sapere quale tra tutti i costumi che vi ho mostrato è il vostro preferito, quale vi è piaciuto di più. Vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo, ciao!